siamo in uno dei luoghi caratteristici, diciamo, dove ne sono nati sia il baseball che il softball a Parma. Siamo nei campi Stuart, che si chiamano ora Ferruccio Bellet, e con i due campi, quello da softball intitolato Amino Catuzzi e quello di baseball Enzo Fainardi. Con noi oggi abbiamo Jacopo Zinelli, presidente, vicepresidente della Crocetta attualmente, Remo Giuelli, uno dei fondatori del softball Crocetta, Gianluca Salati, figlio di Pierino, anche lui uno dei fondatori della Crocetta, Erika Catuzzi, figlia di Mino Catuzzi, anche lei dirigente, allenatore, giocatrice della Crocetta Softball, e Beppe Reverber, una delle vecchie glorie del baseball di Parma, che ha lavorato anche lui nella Crocetta. Sono Gianluca Salati e sono stato il primo allenatore della Crocetta e uno dei fondatori della società. La società è nata nella fine dell'estate del 73 e mio zio Mino Catuzzi allora era l'assessore allo sport e un giorno è venuto a casa e mi ha chiesto se potevo raggruppare un gruppo di ragazzini del quartiere, perché era stata indetta il primo trofeo Città di Parma e di fatto mancava una squadra, essendo dispari, per cui noi dovevamo semplicemente raggruppare questi ragazzi per quella partita, per quel torneo, e poi la cosa sarebbe finita lì. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo figurato bene, siamo arrivati in finale, quasi l'abbiamo vinto, e a questo punto allora c'è a tutti venuto voglia di fondare questa società, e da lì in poi abbiamo cominciato a girare sia in quartiere e anche poi nelle zone tipo nei prati bocchi. Quando mi dicevano che c'erano dei gruppi di ragazzini, che allora ce n'erano tanti, che giocavano così spontaneamente, io li andavo a vedere insieme a Marco Bocchi, che è un mio cugino che mi ha aiutato tanto, e da lì poi abbiamo cominciato a selezionare i ragazzini e abbiamo fatto il campionato successivo, che abbiamo poi vinto, siamo arrivati anche alle finali del titolo italiano. Quindi la società si è sempre più allargata. Qua siamo ai Campi Stuart, quando abbiamo cominciato non c'era assolutamente niente, anzi mio padre andava con il badile e la zappa, cercava di lisciare il meglio possibile questo campo. Praticamente c'erano i campi dei contadini che ci avevano prestato questo spazio. E successivamente questi ragazzini, l'anno dopo appunto, sono cresciuti, abbiamo sempre più allargato il numero dei ragazzi che volevano giocare nella nostra società, e abbiamo fatto quindi due squadre, allora era Little League e Baby Ruth. Quando i ragazzi della Baby Ruth praticamente sarebbero usciti di categoria, abbiamo pensato di continuare, di fare quindi la Serie C e poi negli anni la Serie B, fino ad arrivare alla Serie A. Non so, potrei elencare tra tanti ragazzi che abbiamo avuto: Fochi, Poma, Gradali, Bassi, Longagnani, Fainardi e tanti altri, di cui adesso fondamentalmente non posso ricordarli tutti. Dopo due o tre anni abbiamo assorbito anche il softball femminile di Parma, e quindi dopo è diventata una struttura importante negli anni, che ha poi fatto la propria strada. Mi chiamo Erika Catuzzi e sono stata nel softball prima dirigente nella Crocetta, alla nascita della Crocetta Baseball, poi giocatrice e allenatrice invece di softball. Questo campo è nato nella seconda parte degli anni 70, quando la Crocetta Softball è stata praticamente allevata dalla Crocetta Baseball,
aveva bisogno di uno spazio suo per questo nuovo sport emergente a Parma. Questo campo però doveva avere bassi costi di manutenzione. L'amministrazione comunale del tempo aveva cominciato qui negli spazi degli steward la costruzione di impianti per sport cosiddetti minori. C'erano i campi da hockey, il campetto da rugby, il campo da baseball e poi anche il softball, quindi ha trovato la sua casa. Furono costruiti i dugout, furono costruiti gli spogliatoi, l'impianto di illuminazione e praticamente all'inizio degli anni 80 il campo era considerato uno dei migliori campi d'Italia. Su questo campo hanno giocato delle vere campionesse nel softball, sia italiane che straniere, però in verità hanno giocato anche tanti ragazzi e ragazzine. Allora, buongiorno, io sono Remo Zuelli, detto lo zio, che è stato uno dei fondatori di questa società, ma che per scelta societaria poi sono stato destinato al settore softball. Quindi il softball è un po' il mio sogno avverato, sì, via. Parliamo del nome della crocetta, come è nato. Mi ricordava Enrica Catuzzi che un giorno, quando eravamo qui tutti riuniti, tutti il nome, ui, ragazzi, siamo tutti della Crosetta, mi chiamano la Crosetta. E allora lì è nata la crocetta. Io poi sono stato assegnato al softball e dal 75 al 90 sono rimasto per 15 anni, ovviamente così, fedele compagno di queste signore. E posso dire una cosa, che abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi, enormi. Siamo stati accompagnati da vari nomi, come la Pneus Piacenza, la New House, la Cinco, la Robuschi, che è stata quella che ha durato di più e che con quale nome abbiamo vinto poi anche gli scudetti. Il softball che stava crescendo, a un certo momento la gente girava tutta qui attorno, allora si è pensato di costruire una tribuna. Allora l'assessore allo sport Casalini ci ha mandato a Fornovo, da una città che al quale adesso non, sinceramente non ricordo più il nome, e abbiamo costruito quella tribuna lì, che è stata inaugurata esattamente il giorno in cui abbiamo giocato la Coppa dei Campioni. Sono Beppe Reverberi e la mia storia nella crocetta comincia grazie a Giannetto Landi, che io avevo giocato in Serie A fino al 74. Poi ho smesso perché ero lanciatore con il braccio rovinato e mi sono messo in contatto con Mino Catuzzi. Loro avevano la necessità di un allenatore per fare la Serie C e io mi sono aggregato con molto molto entusiasmo. Ho avuto la fortuna di ereditare tutto il lavoro fatto con le giovanili da Luca Salati. Infatti ho avuto come giocatori Magri, Aimi, Castagnetti, che sono stati con me 2 anni. Poi dopo loro sono andati a giocare in Serie A perché in Serie A era scattata la regola degli under 18 e loro erano in età. Io ho allenato in Serie C e abbiamo fatto un campionato senza subire sconfitte e abbiamo fatto le finali per andare in Serie B a Parma contro Roma e Bollate. Abbiamo vinto sabato pomeriggio con Roma e poi abbiamo vinto la finale contro la domenica mattina con il Bollate. Grande vittoria, grande soddisfazione. Poi ho fatto l'altro anno con la Serie B, ci siamo destreggiati abbastanza bene, ci siamo classificati in centro classifica e poi nel 75 finisce la mia storia con la crocetta. Adesso passerò la parola al vicepresidente in carica. Eccomi, sono Zinelli Jacopo, vicepresidente della Crocetta attuale e insomma vi racconto un attimo gli ultimi anni da quando il presidente uscente Enzo Fainardi, per motivi anche di salute, insomma, ha dovuto lasciare. Fortunatamente lo sponsor storico appunto
Gianni Ferrarini insieme al fratello Vittorio hanno deciso comunque di prendere in mano la società, fortunatamente il presidente quindi è diventato Gianni Ferrarini, e attualmente il presidente è il figlio Ivan. Praticamente cosa è successo? Che insomma purtroppo il presidente Ferrarini si è ammalato e il presidente attuale Ivan Ferrarini, che ha militato nella Crocetta per anni e anni, ha deciso, diciamo di cuore, perché comunque gli impegni lavorativi sono sempre stati quelli purtroppo che hanno impegnato di più, ma appunto ha voluto continuare la storia della Crocetta Baseball e attualmente anche softball. Appunto abbiamo 10 squadre, abbiamo 3 squadre di softball compresa la Serie 2, abbiamo 7 squadre di baseball compresa la Serie A, che insomma è un ottimo risultato, soprattutto anche con i bambini del mini baseball che abbiamo. E quindi la Crocetta si è ringiovanita, il presidente Ferrarini ci sta mettendo anima, corpo e per fortuna insieme al fratello Alan hanno deciso di rimanere comunque sponsor. Oramai ci avviciniamo, anzi direi che superiamo i 30 anni di sostegno alla società Crocetta, e quindi insomma un ottimo risultato grazie anche appunto ai predecessori che fortunatamente abbiamo ancora e li avete sentiti appunto prima, che hanno fondato e sostenuto questo bellissimo sport che è il baseball e il softball.